la 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 la. Tranquil mind finds a shelter where no anger, hate, shedding blood. Gunfire seeking safety under humanity. There is love, friendship, and equity. No more war and violence, and rage for peace. No more war and violence, and rage for peace. E questo è un io. La sua poesia che ha inviato da Bucarest, perché lui è palestinese, è nato in Palestina, vive attualmente a Bucarest, è la poesia che ha inviato al club Poesia e Teatro di Pieve di Cadore perché fosse letta questa sera. Tutti gli altri autori hanno fatto la stessa cosa, però pensate, uno che è candidato al premio Nobel per la letteratura ci ha inviato espressamente a noi questa poesia, quindi per noi è stato grande. La poesia è il paradiso dell'est. Arriva a me dalle profondità del cielo, portandomi gli odori di olva e d'arancio. I racconti di Lillà e Vincenzo alimentano la mia brama e il languore di rivederti. Oh mia amata, i boccioli del fiore delle stagioni dell'amore sono sbocciati nel paradiso dell'estasi. La mia fantasia, mentre il cielo sta dormendo nel giardino del mio cuore, sogna un sogno eterno e dal suo magico seno sorseggia il latte dei miti. Amor mio, ecco che mi abbandono a questo incantevole sogno, sfidando i pappagalli urlanti della poesia che bevono tenebra e morte trambugiandoli. Respiro le fragranze dell'invisibile che emanano i giardini dello spirito. In mio onore, essi si sono spogliati davanti a me in modo che veda ciò che non può essere visto. Il silenzio è una linfa vergine che tesse le azzurre vesti della poesia e dal suo seno fluisce l'acqua segreta che abbevera i sacerdoti della luce del fuoco. Poeti, restate dove siete, osservo il sacro fuoco della poesia ardere nello spirito, perciò corro da voi per portarvi una scintilla del suo fascino, o trovare una via verso l'eternità.